La necessità di avere strumenti per il calcolo è un'esigenza che viene da molto lontano nel tempo, circa 30.000 anni. In Mesopotamia si sono ritrovate tavolette d'argilla per alcuni calcoli automatici, 1800 avanti Cristo. Altre tavolette erano usate per calcoli astronomici. Il primo esempio di calcolatore astronomico azionato meccanicamente è la macchina di Anticitera, dal nome dell'isola dell'Egeo dove fu ritrovata. Si tratta di una cassa a sezione rettangolare contenente un ingranaggio costituito da una ventina di ruote dentate montate eccentricamente su un pannello girevole che dovevano azionare delle lancette simili a quelle di un orologio che indicavano il moto del Sole, delle principali stelle e le posizioni dei pianeti allora conosciuti. Nell'antichità solitamente i calcoli venivano fatti con bastoncini, pietruzze, aste con tacche, cordicelle con nodi. Pochissimi o conosciuti sono sempre stati i numeri frazionari, non arrivavano mai oltre la metà. I Sumeri, che vivevano in Babilonia, furono i primi a creare i primi numeri in cui il valore della cifra era determinato anche dalla loro posizione. I romani usavano cifre poco adatte per eseguire calcoli ed operazioni. Si parla di romano computatio, riferendosi al calcolo sulle dita delle due mani, appoggiate a questa o a quella parte del corpo per indicare i numeri sino a un milione, ma questa abilità oggi ci è totalmente sconosciuta. Di certo sappiamo che i romani eseguivano i loro calcoli con l'abaco. L'abaco è il progenitore del più moderno pallottoliere. La parola viene dal semitico abk, che significa polvere, sabbia. Non si sa quale popolo abbia inventato questa potente macchina calcolatrice. Forse i babilonesi. Gli esemplari a nostra disposizione hanno tra i 2.000 e i 5.000 anni. L'abaco Soroban viene usato ancora oggi in alcune banche giapponesi. Inoltre i giapponesi sono convinti che l'uso del Soroban da parte degli studenti aumenti il loro quoziente. L'abaco Suapan era usato in Cina dal 1300, ma divenne popolare nel 1593 quando il matematico Chan Ta-wei pubblica un libro, Suan Fa Tong Zong, sul calcolo con l'abaco. Durante il Rinascimento, gli europei contavano come i numerali romani. Non essendo facile il calcolo mentale e difficile trovare carta e penna, i mercanti si affidarono all'uso di gettoni per calcolare i prezzi. I jetons, dal verbo francese jeter, cioè gettare, venivano collocati tra linee che potevano essere tracciate a terra o incise sulle tavole. Le linee rappresentavano le decine, le centinaia, le migliaia e così via. Il compratore, a seconda della posizione dei gettoni sulle linee, individuava velocemente il prezzo delle merci. Napier era uno scienziato scozzese, universalmente noto come l'inventore dei logaritmi. Napier mise a punto lo strumento per facilitare i calcoli, i Napier's Bones, ossi di Napier, adatti per effettuare moltiplicazioni e divisioni. I bastoncini di Nepero sono uno strumento efficace per l'epoca. Restò in uso per circa un secolo. È costituito da una serie di bastoncini o piccoli regoli. Si pensa che in origine i regoli fossero costruiti in osso avorio, da dove prendono il nome.
ancora un esempio all'uso della moltiplicazione, cioè moltiplichiamo il numero 678.278 per 852. Ecco come si spostano i bastoncini per trovare poi il risultato che vedremo qui a fianco. A 19 anni, nel 1642, il matematico, filosofo e scrittore francese Blaise Pascal inventa una macchina che dimostra come i calcoli possano essere compiuti in modo puramente meccanico. La Pascalina è la sua creazione e all'interno vi troviamo una serie di ruote che rappresentano le unità, le decine e le centinaia. Portano sulla circonferenza le cifre da 0 a 9 e sono collegate tra di loro tramite ingranaggi. La rotazione completa di una ruota fa avanzare di una unità la ruota alla sua sinistra. Per la prima volta una macchina esegue automaticamente il riporto. Per altri 300 anni il riporto automatico resterà il principio fondamentale di tutti gli strumenti di calcolo, dal contachilometri dell'automobile alla calcolatrice da tavolo. Leibniz scrive: «Ma non è ammissibile che studiosi, scienziati, anziché elaborare e confrontare nuove teorie, perdano le proprie ore come schiavi nelle fatiche del calcolo, che potrebbe essere affidato a chiunque se potessero usare delle macchine». Proprio per questo, allo scopo di rendere automatici i calcoli delle tavole trigonometriche e astronomiche, nel 1671 il tedesco Leibniz progetta una macchina calcolatrice che utilizza pignoni dentati di varia lunghezza e una versione perfezionata del meccanismo di riporto automatico di Pascal. In questo modo sono eseguite meccanicamente le moltiplicazioni e divisioni sotto forma di addizioni e sottrazioni ripetute. Joseph-Marie Jacquard è il figlio del proprietario di una tessitura in seta. Inventa nel 1745 un telaio per tessuti a disegni, in cui le istruzioni sono trasmesse alla macchina da un nastro perforato. È il primo esempio di macchina programmata. A seconda dei dati inseriti, secondo un codice preciso, cioè le perforazioni, il comportamento della macchina si modifica. I fori nelle schede consentono di muovere degli uncini che alzano ed abbassano i fili dell'ordito. Il disegno della stoffa quindi cambia di conseguenza. Nasce quindi la scheda perforata che trasmette ad una macchina le istruzioni necessarie al suo funzionamento. I telai di Jacquard rischiavano di gettare in miseria i 4/5 della popolazione di Lione. Il consiglio della città gli ordinò di distruggerla. Tuttavia, nel 1812 operavano in Francia già 11.000 telai a scheda perforata. 10 anni dopo la macchina è ridiffusa in Inghilterra, Germania, Italia, America e persino in Cina. La programmazione da nastro perforato, inventata da Jacquard, viene applicata anche alla musica, dando vita a pianoforti automatici, detti pianola, dalla marca più nota. Le competenze meccaniche per realizzare una macchina da calcolo erano limitate. Esse erano riservate a pochissimi e qualificati artigiani.
gli orologiai. L'illuminismo studia la meccanica. Vari sono i costruttori di automi molto popolari nel Settecento per le loro suggestive creazioni. George Boole era un logico e matematico inglese, creò lo strumento concettuale che sta alla base del funzionamento del calcolatore e che in suo onore va sotto il nome di algebra booleana. Si tratta di un calcolo logico a due valori di verità, con alcune leggi particolari, che consente di operare su proposizioni allo stesso modo che su entità matematiche. La sua logica oggi è alla base del funzionamento dei calcolatori elettronici. Ispirato dallo sviluppo dell'orologeria, degli automi e della possibilità di programmazione del telaio di Jacquard, Charles Babbage ideò nel 1821 la sua macchina differenziale, Difference Engine, che fu completata solo nel 1842. Successivamente si dedicò alla macchina analitica, Analytical Engine, mai completata. All'epoca non c'erano motori sufficientemente affidabili per far girare la macchina. La macchina differenziale operava secondo il metodo per cui le operazioni di moltiplicazione e divisione possono essere riportate alle più semplici addizioni e sottrazione. Si trattava di una macchina calcolatrice meccanica che doveva essere costruita con ingranaggi d'ottone, ideata per effettuare i calcoli dei logaritmi e delle funzioni trigonometriche utile per la navigazione e per il calcolo degli interessi finanziari. La macchina differenziale viene considerata la progenitrice dei moderni calcolatori. Different Engine di Babbage, costruito in occasione del bicentenario della nascita di Babbage nel 1991 per il Science Museum di Londra su progetto originale. Eccola qua, la vediamo, è una macchina che misura oltre 3 metri di lunghezza, oltre 2 metri di altezza e mezzo metro di larghezza e pesa oltre 2 tonnellate e mezzo. Su iniziativa della madre, la matematica Milbanke, terrorizzata che Ada potesse dedicarsi alla poesia come suo padre, Lord Byron, venne educata in matematica da Mary Somerville. Il 5 giugno 1833, ad un ricevimento, Ada incontra Charles Babbage e rimase affascinata dall'universalità delle sue idee e iniziò a studiare i metodi di calcolo realizzabili con la macchina alle differenze e la macchina analitica. In un suo articolo pubblicato nel 1843, la Byron descriveva tale macchina come uno strumento programmabile e prefigurava il concetto di intelligenza artificiale. Ada inoltre corredò il proprio articolo con un esempio di quello che oggi viene unanimemente riconosciuto come il primo programma informatico della storia, un algoritmo per il calcolo dei numeri di Bernoulli. Hermann Hollerith è figlio di emigrati tedeschi, ingegnere meccanico, idea una tabulatrice meccanica. Il primo grande successo commerciale di queste macchine fu dovuto a Hollerith. Le sue macchine tabulatrici furono utilizzate per elaborare i dati del censimento degli Stati Uniti nel 1890. Nel 1896 Hollerith fonda la Tabulating Machine Corporation, che diventa IBM, International Business Machine Corporation, nel 1924. Le schede perforate venivano inserite nella macchina, dove un circuito elettrico veniva acceso o spento dalla presenza o assenza dei buchi. Il linguaggio delle parole umane veniva tradotto in perforazioni, foro sì, foro no, che la macchina leggeva elettricamente, acceso o spento. Era la prima volta che nel calcolo si faceva uso dell'elettricità. Il successo fu immediato. La macchina poteva esaminare fino a 800 schede al minuto. Una velocità favolosa per quei tempi e impossibile agli uomini.
con la sua macchina, Hollerith eseguì il lavoro di raccolta e tabulazione dei dati anagrafici del censimento americano del 1890, 63 milioni di persone e 150.000 comunità minori in un solo mese. Il Memex era un calcolatore analogico ideato negli anni 30 e mai realizzato. Era un dispositivo di tipo elettro-ottico basato sull'uso del microfilm, che all'epoca rappresentava la più avanzata forma di archiviazione delle informazioni. Era costituito da una scrivania dotata di schermi, una tastiera, un set di bottoni e delle leve. Coral Tools è un ingegnere tedesco, è considerato da molti il padre dei computer. Zuss costruì nel 1941 il primo calcolatore elettromeccanico programmabile. Lo Z3, il primo computer da lui costruito tra il 1936 e il 1938, fu distrutto dai bombardamenti. La guerra mondiale è in pieno svolgimento. Uno dei fronti su cui si combatte è quello dell'intelligence, o più volgarmente spionaggio. Lo spionaggio si serve di tutti gli strumenti e mezzi abituali, ma anche di armi segrete. L'arma più importante dello spionaggio è sempre stata la crittografia, cioè l'uso dei codici segreti. L'arma principale del controspionaggio è sempre stata la decrittazione, ossia la comprensione dei messaggi segreti. Enigma è una macchina crittografica portatile. Sviluppata in Germania, ne furono costruite circa 100.000 esemplari, da quando fu deciso l'utilizzo per l'esercito e la marina tedesca. La marina da guerra ne possedeva una variante particolarmente sicura, con una codifica fatta ad 8 rotori, di cui 3 operativi a scelta, che permetteva un numero impressionante di configurazioni diverse, miliardi di miliardi. La bomba invece era la macchina messa in opera dal controspionaggio inglese per decifrare Enigma. Il suo grande sviluppo tecnico e l'uso bellico dipendono dal gruppo inglese di Bletchley Park e dal contributo del matematico Alan Turing. La logica delle calcolatrici elettromeccaniche fu riportata nel primo calcolatore elettronico, l'ENIAC, costruito a partire dal 1942 presso l'Università della Pennsylvania. L'impiego della tecnologia elettronica permise di ottenere una velocità di calcolo 1000 volte superiore. Si trattava sempre di una macchina a programma esterno e per programmarlo si dovevano cambiare i collegamenti al suo interno. Thank you.
you listen to the band, don't you get a bubble? As you listen to them play, don't you get a... Von Neumann, che aveva partecipato al progetto dell'ENIAC, propone innovazioni che vengono attuate nella costruzione del calcolatore EDVAC. L'EDVAC introduce la rotazione binaria dei numeri, contrapposta a quella decimale, superando così il problema della memoria troppo scarsa dell'ENIAC, che poteva contenere solo 20 parole. I contributi di Von Neumann al disegno del calcolatore in senso moderno sono tali che il termine macchina di Von Neumann si riferisce ad un'ampia classe di calcolatori che condividono le caratteristiche di base da lui introdotte. Al Massachusetts Institute of Technology nasce Whirlwind, macchina molto veloce orientata al funzionamento in tempo reale, utilizzando un monitor per mostrare i risultati delle operazioni. Fa uso per la prima volta di nuclei magnetici, diviene operativo nel 1951 dopo 3 anni di lavoro. È considerato il primo mini calcolatore, nato per eseguire il simulatore di volo per addestrare i piloti bombardieri. Più grande computer a valvole mai costruito fu quello per il progetto SAGE dell'Aeronautica degli Stati Uniti per la difesa aerea del territorio americano. Iniziato nel 1953, sarà pienamente funzionato 10 anni più tardi. Il sistema raccoglie informazioni dai radar dislocati in varie parti del territorio che tramite linea telefonica trasmette ad una sede centrale per l'elaborazione. La necessità del controllo aereo nasce dalla Guerra Fredda. Il sistema composto da 23 bunker in cemento armato sparsi sul territorio USA e uno in Canada, tutti collegati ad un centro di raccolta per la difesa aerea. Il SAGE doveva intercettare missili trasportatori di bombe atomiche sovietiche e guidare l'aviazione statunitense per distruggere gli invasori. Boots and we walk on down to a knockout shack on a edge of town. There's an 8-beat Commodore just won't quit. Keep a walking, you see a blue light lit on in there, and your Dixon's sight. La Russia lancia il primo satellite Sputnik 1 e la corsa allo spazio ha subito inizio, accelerando ancora più lo sviluppo di nuove tecnologie. La Digital Equipment Corporation, il PDP-1 Program Data Processor, sarà rilasciato nel 1960 e vendette solo 49 esemplari, ma tuttavia fu tecnicamente un successo. Aveva un monitor a tubo catodico integrato, poteva trovare posto in una piccola stanza e forniva una rispettabile potenza di calcolo per il suo costo di soli $120. La DEC fa debuttare il PDP-8, che usa moduli circuito e transistor. Mentre molte aziende sviluppano macchine sempre più grosse e veloci, la Digital Equipment presenta il primo vero mini computer. Il PDP-8 ha un piccolo set di istruzioni, un microlinguaggio primitivo, cioè sistema operativo, ed eccellenti capacità di interfaccia. Viene massicciamente impiegato come sistema per il controllo dei processi, compreso l'interfacciamento a linee telefoniche per sistemi di time sharing. E ora parliamo della nostra Italia col calcolatore Olivetti Programma 101 del 65. La tecnologia a transistor consentì un grado di miniaturizzazione già sufficiente per produrre calcolatori da tavolo di elevate prestazioni, quali la Olivetti P101. Questa si può considerare un immediato precursore del personal computer. Essa veniva programmata in un linguaggio evoluto e consentiva di memorizzare dati e programmi su schede magnetiche flessibili.
Altair è considerato il primo personal computer. Aveva un'unità centrale di elaborazione, il Central Processing Unit, in un solo chip ed era dunque il primo microcomputer a prezzi accessibili. Altair era concepito come un microcomputer, usava le stesse periferiche e ne aveva l'architettura aperta. Cambiò la vita a Paul Allen e Bill Gates, che furono convinti che i tempi erano maturi per sviluppare software per il neonato microcomputer. Steve Jobs e Steve Wozniak nel 1975 disegnano e costruiscono l'Apple One, che è principalmente costituito da un circuito su una sola piastra. Verranno costruiti complessivamente 200 Apple One nel giro di pochi mesi. Così il 1 aprile del 1976 nasce la Apple Computer Company. Paul Allen, impiegato alla Honeywell, e Bill Gates, studente di Harvard, nel febbraio del 1975 svilupparono per la ditta MITS, che produceva l'Altair, il BASIC, il primo linguaggio scritto per PC. Fondano il 26 novembre del 1976 la Microsoft. L'esplosione dell'informatica come fenomeno di massa è datata a 1981, anno in cui l'IBM introdusse un tipo particolare di elaboratore, il Personal Computer, PC. La particolarità dei PC consisteva nell'essere assemblati con componenti facilmente reperibili sul mercato, quindi a basso costo. Tale tecnologia ha permesso ad altre case produttrici di costruire cloni sul progetto originale, cioè IBM compatibili. Attualmente i PC, o meglio, il loro componente fondamentale, il microprocessore, è utilizzato in tutti i settori applicativi, non solo per elaborare dati.